Buonasera a tutti, benvenuti al Palla Iuri. Oggi in campo per la prima giornata di ritorno del campionato Serie A di pallamano, Bologna United contro Ambra. Oggi in campo per la quarta posizione, dopo che ieri sera Ferrara l'Ancona ha vinto e quindi ha consolidato il suo terzo posto in classifica. Veniamo da una partita dalla quale Ambra doveva presentarsi con degli assenti e a quanto pare invece saranno in campo tutti i giocatori della formazione, la formazione titolare, con Di Marcello, Pieracci in porta, Trinci, vediamo che c'è anche Maraldi, quindi sì, Ambra si presenta al completo in una partita anche per lei molto importante. Primo gol, Bologna subito in gol, 1-0 Bologna, gol di Bonassi. Bologna che inizia con De Notaris, Gherardi, Zaniboni un avanti, Pedretti centro dietro, 2 Garau e 1 Bonassi. Gol per l'Ambra, il gol è di il signor Pieracci, 1-1. Palla in mano a Bologna, Mula per Bonassi, 6-0 dell'Ambra. Bologna usa Smith per iniziare il gioco, va a tirare dall'ala Garau e para Trinci. Trinci è un ottimo portiere per questa Serie A e ha dimostrato durante il campionato di essere fra sicuramente i migliori del campionato. Maraldi prova e tira fuori. Buona difesa Bologna. Gol! Gherardi. 2-1 Bologna. Bologna partita molto, molto bene. Bologna in attacco riesce a trovare soluzioni. Ricordiamo che gli arbitri vengono da Roma e sono Andrea Arsene e Maurizio Anastasio di Roma. Palla in mano Ambra, Pieracci per Ballini, non è Ballini. Palla persa, prima palla persa dell'Ambra e subito seconda fase che non viene concretizzata da Bologna e quindi si riprende con la costruzione del gioco. Zanibone, specialista difensivo, cambia e entra al centrale. Mula, Nepo per Bonassi, Pedretti fra 4 e 5 tra Maraldi e Di Marcello, non è Di Marcello, no. Gol! No, scusate, palla deviata dalla difesa e quindi angolo. È per noi. Palla in mano Pedretti, attacca con degli incroci Bologna. Richiamo verbale da parte dell'arbitro Anastasio nei confronti di Pieracci e dell'intera difesa dell'Ambra. 9 metri Bologna. Gherardi, Mola, richiama lo schema Mola, taglia l'ala, Garau taglia, attacca Gherardi, 1 contro 1. Cartellino giallo per il numero 73 dell'Ambra e 7 metri Bologna. Si prepara a tirare Bonassi 7 metri. Trinci para Bonassi. Trinci si riconferma anche dai 7 metri, un ottimo portiere. Subito seconda fase da parte dell'Ambra con Maraldi che riapre, palla all'ala che ricomincia, continua la scalata e subito doppio appoggio, una delle armi migliori di Maraldi e gol del pareggio 2-2 per Ambra. Siamo qua in regia con gli amici, con Mattia Fiolo, con Adilla, con la Veronica, le sue gambe e Camel.
gli amici dello United per vedere una partita così importante per il Bologna. Francia a destra, inizia l'attacco di Bologna, Bonassi attacca per Gherardi, Gherardi continua, 9 metri Bologna, in questa situazione Ambra si chiude bene, la 6-0 è fatta apposta per non permettere le penetrazioni, più il tiro da fuori dove Bologna magari è più carente. Buona conclusione, buon tiro di Gherardi che si stampa sul palo e subito Ambra ne approfitta per ripartire. Bologna che vuole uno sfondo, Bologna che non può volere uno sfondo perché non è sfondo, a mio parere da anche arbitro. Gol del numero 77 e dell'Ambra 3-2 e ammonito numero 11, Mula del Bologna. Si riprende con palla Bologna per costruire l'attacco per un eventuale pareggio. La partita è iniziata già con dei ritmi abbastanza alti, cosa fondamentale per rimanere attaccati al punteggio nel caso una delle due squadre riuscisse ad avere un break. Vuota a destra Bologna, inizia Gherardi, sempre un ottimo uno contro uno, e rimessa Bologna. Gherardi in posizione da centrale, vuoto a sinistra, continua la scalata di Bologna, fa un po' potrebbe alzarsi il braccio del passivo, Bologna arriva alla conclusione, tira, parata di Trincieri, riprende subito una seconda fase molto veloce. Ambra è entrata sicuramente con intanto gol del numero 77, quindi 4-2 Ambra. Ambra sicuramente è entrata con una foga diversa di altre partite, con una intensità molto più alta rispetto ad altre partite, e sta concretizzando portandosi in vantaggio sul 4-2. Partita molto importante anche per Ambra, che quindi oggi non mollerà sicuramente nulla e 7 metri. 7 metri Bologna, è ammonito numero 13 Maraldi, ottima incursione del pivot che era salito Pedretti. Ai 7 metri si prepara Garau, specialista in compreso dei 7 metri. Sdraia letteralmente Trinci e con una grande nonchalance riesce a segnare questo rigore per il 4-3 per il Bologna. Fino a qua la coppia arbitrale si sta comportando bene e infatti si denota uno svolgimento regolare della partita da parte di entrambe le squadre. Ambra che attacca, fa salire il pivot Maraldi per Pieracci. Maraldi ancora che attaccano uno contro uno, tira, fallo in attacco. Fallo in attacco probabilmente del pivot dell'Ambra e quindi palla Bologna. Mia personale opinione, col fatto che portiere aveva anche già parlato, il fischio si poteva lasciare in quanto si era già concretizzato un vantaggio per Bologna in quanto era entrato in possesso palla. Bologna che è in attacco. Palla per Garau. Garau prova. Trinci para ancora. Garau ha sempre avuto qualche problema con questo portiere e si vede. E quindi dovrà sicuramente migliorare il tiro e dovrà sicuramente fare qualcosa, o Trinci avrà la meglio su di lui questa sera. Entra, riesce Beppe Tedesco, mister Tedesco, a fare il cambio difensivo. Entra Dino Zaniboni, storico giocatore dello United che è tornato per dare una mano alla squadra che era in difficoltà qualche settimana fa a causa di infortuni, e quindi avrà a disposizione questo giocatore come Dino Zaniboni, storico giocatore che gioca, che ha giocato a massimi livelli da anni con anche lo stesso Marcello Montalto, numero 2 del Bologna, che in questo momento ha sbagliato un passaggio e ha dato una possibilità ottima difesa di Marcello Montalto, il giocatore numero 7 del Ambra
lamentava sicuramente qualcosa di più, però diciamo che gli arbitri si sono comportati bene, perché effettivamente Montalto ha difeso in maniera eccepibile. Ineccepibile. Palla in mano Bologna, Montalto terzino sinistro, anche lui storico tiratore, giocatore della nazionale. 9 metri Bologna, Piletti, anche lui un nuovo aiuto. Trinci para su un ottimo passaggio di Piletti. Su un ottimo passaggio di Piletti, Trinci para, Maraldi spreca, direi letteralmente dai 12 metri, un tiro in seconda fase. E quindi di nuovo palla a Bologna per ricostruire, per portarsi sul 4-4. Altra palla persa di Montalto. Bologna che sta prendendo troppi palloni e Amba ne sta approfittando. Anastasio che fischia, 7 metri per Ambra, direi decisione molto discutibile, direi che 9 metri era più che giusto, più che sufficiente. Sui 7 metri si posiziona Maraldi contro Ayman. Maraldi segna a Ayman El Hayek, portiere titolare questa sera per il Bologna United. Immagino che entrambi le squadre abbiano preparato la partita con dedicata attenzione in quanto così importante. Para Trinci un tiro di mula. In questo momento mi sembra dire che Trinci stia facendo la differenza, in quanto Bologna riesce ad arrivare alle conclusioni, però c'è anche da dire che non si passa, in quanto Trinci sta veramente chiudendo la porta. Ambra, palla in attacco, sale l'ala, piede del numero 11 Bologna, giusto? 9 metri Ambra. Bologna che fa cambio difensivo, De Notari si salva. Ambra aveva già visto il cambio e quindi voleva. Ambra che voleva sfruttare la superiorità numerica che si era creata in questo cambio veloce. Bologna è riuscito a metterci una toppa. De Notari si è riuscito a metterci una toppa e quindi si difenderà 6 contro 6. Ottima, ottima azione. Incrocio a sinistra, scarico a destra e tiro da fuori di Pieracci. Un'ottima azione per Ambra che ha portato a un gol. 6-3 Ambra. Bologna sta perdendo molti palloni. Questo sicuramente sta facendo anche la differenza sul punteggio. Direi attacco molto importante per Bologna che va sicuramente. E infatti si parla di attacchi importanti. Chi non viene chiamato in causa se non Marcello Montalto? Gol di Marcello Montalto, 6-4. Anche per Bologna, immagino che l'idea sia di sfidare i giocatori al tiro, in quanto senza il suo miglior giocatore, miglior tiratore dell'Ambra in campo, Dalibor Djordjevic, sia un'ottima scelta, o perlomeno quanto comprensibile, o perlomeno quanto efficace direi. In questo momento Maraldi sbaglia un tiro da fuori e quindi la difesa di Bologna ha lavorato bene. Bologna in attacco ora, Gherardi passa. Strano fischio da parte dell'arbitro. Gherardi già in porta, 9 metri. Si riprende con 9 metri. Bisogna cercare di mantenere la testa, la calma. Anche gli arbitri possono sbagliare. E bisogna pensare a giocare. Montalto si alza. Secondo gol consecutivo e 6-5 per Ambra. Bologna recupera un parziale di 2-0 grazie al suo miglior tiratore, il suo giocatore storico, Marcello Montalto. Montalto che difende 1,
Ambra fa uscire il pivot in appoggio, è entrato Carmignani. Carmignani scalata, oh oh, gol del numero 7, l'ala 7 dell'Ambra, ottimo 1 contro 1 giocato su Montalto che difende 1 proprio per non avere grandi qualità difensive, e in questo momento ha pagato l'1 contro 1 dell'ala. De Notaris si alza con poco spazio, ha detto tiro io e faccio gol, batte Trinci e 7-6 per Ambra. Bologna che rimane attaccata alla partita, così deve essere e così sta facendo. Vuoto a destra anche per Ambra. Piraci che incrocia per Carmignani, Carmignani con un'elevazione notevole, Carmignani palla al pivot che non arriva e recupera Bologna. Sbaglia Montalto su disattenzione anche di Gherardi e quindi Ambra ne approfitta, è in gol con Di Marcello, numero 5 dell'Ambra, 8-6. Un'altra e brutta palla persa per Bologna. Bologna che viene da una sconfitta molto importante da ancora la settimana scorsa e dove anche lì le palle perse sono state fondamentali però che hanno portato alla sconfitta e quindi oggi vanno limitate sicuramente. 9 metri Bologna, Pedretti per Montalto. Montalto attacca, grandissimo attacco, grandissima palla di Montalto e Pedretti stavolta deve e è obbligato a segnare. 8-7 Bologna. In questo momento Bologna è aggrappata a Marcello Montalto. O Marcello Montalto sta trascinando Bologna. Bene così. Sale il pivot per Ambra, di Marcello, per Carmignani, Carmignani per Pieracci. Pieracci riapre per il 17. 17 che sbaglia. L'allenatore di Bologna voleva passivo, ma un passaggio sbagliato non per forza induce al passivo. Attacca bene Carmignani e scarica bene per il 77 e gol per l'Ambra, 9-7 Ambra. Bisogna rimanere attaccati al risultato, non bisogna dare troppo spazio all'Ambra e bisogna rimanere attaccati al punteggio, se no. Montalto, Pieracci prova a murare, ma Montalto, ancora lui, tira e fa gol. L'allenatore di Ambra reputa che Trinci stia subendo troppo questo Montalto e quindi fa entrare lo storico giocatore dell'Ambra, Di Marcello, numero 33 questa sera. Vuota sinistra stavolta per Ambra, con Carmignani che salta bene, tira bene. Uno splendido gol dai 9 metri per il terzino sinistro dell'Ambra. 10-8. Adesso chiediamo agli spettatori che sono qua, dei ragazzi, che la pallamano come sport conosciuto, pallamano conosciuto come sport meno, gli chiediamo: è bella da andare a vedere questa pallamano? Sì, sono un po' timidi, ci può stare il microfono può dare anche questo, ormai l'abitudine mi ha reso celebre per poter fare questo lavoro. Time out Bologna a 11:43, time out per Mister Tedesco. Chiediamo invece a due giocatori di pallavolo se è veramente bello andare. Perché siete qua? Vi piace guardare la pallamano? Bello sport, molto bello. Non lo so, sì, è bello. Timida la ragazza, comunque sì, fa piacere sentirsi questo per uno sport conosciuto poco come la pallamano in Italia. Fa piacere comunque, piace a quei pochi che lo vedono. Si riprenderà fra poco, palla in mano a Bologna, entra alla sinistra Tedesco, figlio dell'allenatore,
Zaniboni si appresta a battere i 9 metri a ripresa del gioco. Un asse in campo, Piletti. De Notaris, Gherardi, Piletti, Bonassi, Tedesco e Zaniboni. Tranne Zaniboni direi squadra super giovane per Bologna. Piletti, passi di Piletti, giusta decisione dell'arbitro, e si riprenderà con un tiro di punizione per l'Ambro. Già battuto, seconda fase veloce, Maraldi rientra, Pieracci, tiro e gol. E ammonito numero 3, Bonassi, giusta ammonizione, ottima incursione, ottima penetrazione di Pieracci, e sì, si vedeva il fallo di Bonassi. 11-8 Ambra. Si riprende, siamo qua, palla in mano a Bologna. Bologna deve concretizzare questo attacco, è quasi obbligata per rimanere attaccata alla partita. Bonassi attacca, 9 metri Bologna. Zaniboni si accinge a battere, adesso Bologna dovrà ricostruire un'azione da portare al gol. Bonassi salta, tira, palo. Bologna anche sfortunata questa sera, a quanto pare, con il secondo palo della serata, il primo di Gherardi e ora di Bonassi. E ora Ambra che cercherà di aumentare il suo vantaggio con una grande palla di Maraldi per l'ala, e ci mette ancora una pezza De Notaris. Batte l'angolo ora numero 77 dell'Ambra, e Ambra che e Maraldi che sta chiamando pugno, a quanto pare, e quindi sta costruendo l'attacco per Ambra. Sale il pivot, viene verso il centro Carmignani che salta, si mette a doppio, riesce, palla Pieracci. Grande, grandissima incursione di Pieracci, che da quando è andato ad Ambra sembra un giocatore ritrovato, un giocatore rinato, a quanto pare sembra quasi diventato un nuovo big free dell'Ambra. E Ambra che sta aumentando il suo vantaggio 12-8. E Bologna che a quanto pare sta iniziando a far fatica a trovare l'armonia giusta per arrivare al gol. Al gol ci arriva ora con un ottimo scarico di Piletti, con un'ottima scalata a Bologna, e gol. Gol di De Notaris, 2-2. Buonissima serata in questo momento per De Notaris. È entrato il numero 73 dell'Ambra, Faggi. 9 metri Ambra. È entrato il numero 46, Giacomo Brintazzoli, uno dietro del Bologna. Sempre braccia alte per lui, sta chiamando la difesa. È importante in difesa parlare, ed è importante che l'uno dietro, che è il capo della difesa, parli e comandi. Zaniboni esce, ottimo fallo per bloccare l'attacco di Ambra. Il pubblico chiama passivo, effettivamente l'arbitro alza la mano, è effettivamente passivo. Carmignani si alza, e gol. 13-9, ancora più 4 per Ambra. Bologna deve sperare di andare a fine primo tempo con un divario meno grande possibile per poter poi riuscire a chiudere la partita nel secondo tempo. 9 metri, fallo su passi. Bonassi per Gherardi. Gherardi che si prepara all'attacco su Faggi. Faggi che difende bene, e 9 metri Bologna. Bonassi.
Bonassi decide che è il momento che deve farsi sentire anche lui. Si porta il tir, gol per Bologna. Grande, grandissima. Grandissimo gol di Bonassi. E 7 metri per Ambra. 2 minuti per il numero 25, Gherardi questa sera non sta brillando. E si accinge su 7 metri Maraldi contro Pasqualino Di Giandomenico, secondo portiere questa sera per il Bologna United. Maraldi specialista, Maraldi esperto dell'Ambra, tira e fa gol. 14-10, sempre più 4 Ambra. Tedesco che schiera in campo Ippolit. Nove metri Bologna, ha provato Ippolit, è stato fermato. Segna Piletti e ha ammonito il numero 5 di Marcello. Gol del numero 5 Piletti. 14-11 Bologna. Palla Ambra, Faggi per Maraldi, Carmignani per Tista. Va a tirare il numero 77 e ancora fa gol. Grande serata per lui stasera, a quanto pare. Deve essere sicuramente il terzo o quarto gol della serata, con un'ottima percentuale di tiro questa sera. Questa sera i portieri di Bologna non stanno brillando molto e speriamo che possano migliorare la loro percentuale, perché dobbiamo dire che nella pallamano quanto pare un portiere è uno dei punti fondamentali per vincere una partita. Il portiere è un ruolo fondamentale nella pallamano, importantissimo. Gol del numero 5 Piletti che è appena arrivato a Bologna, prima partita per lui quest'anno, esordio stagionale col Bologna. L'anno scorso giocava nel dorso buono e sta dimostrando di essersi già integrato e di essere già utile per la squadra bolognese. Faggi in doppio appoggio. Faggi maestro di questo tipo di tiro e l'ha dimostrato in questo momento riportando a più 4 Ambra, 16-12 a 4-18 dalla fine del primo tempo. Torna in campo Montalto, terzino destro. Piletti per Montalto per Bonassi. Inizia l'attacco Piletti, uno contro uno, attacca, ottimo scarico per Zaniboni che sbaglia e para Di Marcello, ottima parata da parte di Marcello al pivot bolognese. Va a tirare ancora il numero 77 e ancora gol per lui. Grande, grandissima partita fino a questo momento per il numero 77 dell'Ambra. 17-12, più 5 Ambra. Parata ancora. Fino a questo momento buona partita anche da parte di Di Marcello in porta. I due portieri dell'Ambra si stanno comportando bene, stanno parando loro entrambe e Maraldi stavolta dai 9 metri segna e porta a più 6 Ambra. Bologna che in questo momento dimostra grande difficoltà a riuscire a trovare il gol in attacco. Difficoltà che penso che a fine primo tempo l'allenatore affronterà per poter trovare una soluzione nel secondo tempo, perché Ambra si sta comportando molto bene, la difesa si sta comportando
bene e in attacco Ambra sta concretizzando molto più di Bologna. Bonassi, buonissimo, buonissimo attacco da parte di Bonassi che nonostante essere arrivato sui 9 metri, sui 6 metri scusate, ha sbagliato tirando, schiacciato corto e quindi fuori alto. Time out per l'allenatore dell'Ambra a 2:18 dalla fine del primo tempo, 18-12 Ambra. Ambra può essere soddisfatta di questo suo primo tempo, l'attacco ha funzionato bene, i portieri hanno parato e la difesa ha retto sufficientemente l'attacco di Bologna. Bologna invece deve entrare in campo nel secondo tempo con sicuramente meno palle perse, una difesa che conceda meno tiri e con una mano da parte dei portieri. Al commento tecnico Davide Signani, un saluto a tutti. Si ringrazia per le apparecchiature Max Martinelli che tra poco ci raggiungerà qua a farci compagnia al commento tecnico. Si riprende con la palla di Marcello che batterà dai suoi 9 metri. Ambra in campo nelle posizioni centrali con Carmignani, Maraldi e Pieracci. Attacca, attacca Pieracci, attacca. Giusto, giusto. Anastasio fischia piede. Da questa posizione l'abbiamo visto chiaramente che ha fischi, che la palla ha colpito il piede del numero 14 tedesco. E si poteva sicuramente scegliere giusta la fischiata se dare o piede punizione dei 9 metri o dare comunque l'angolo. Io personalmente da arbitro avrei dato la punizione. Ottimo, ottimo uno contro uno da parte di Pieracci. Questa volta Pasqualino di Gian Domenico si oppone bene. Grandissima parata per lui su un ottimo uno contro uno di Pieracci. Grande spazio per il numero 14, Matteo Tedesco. E gol, il primo gol dall'ala sinistra per Bologna questa sera. Lo fa il signor Matteo Tedesco. È un buon auspicio poter contare su entrambi le ali che sono fondamentali anche loro, importanti per la scalata. Ambra in attacco, Ambra ha già costruito il suo attacco, Maraldi arriva, buon scarico per Pieracci che continua l'attacco. Si ricomincia dall'ala sinistra, Carmignani, Maraldi, Maraldi, Maraldi con un ottimo blocco del pivot. Conclude dagli 8 metri, un ottimo tiro e quindi un buono, buonissimo gol. Bologna cerca di segnare all'ultimo ma si oppone Di Marcello e quindi fine primo tempo, il risultato è 19. Thank you.
E siamo ancora qua, secondo tempo, riprendiamo da 23-11 della fine. Ambra 21, Bologna 15. Adesso siamo persi 5 minuti di telecronaca per problemi tecnici, adesso riprendiamo e vediamo come Bologna si sta comportando in questo secondo tempo. Bologna che deve recuperare 6 gol. Bonassi che tira fuori. E seconda fase, parte subito la seconda fase dell'Ambra. Pieracci attacca uno contro uno e 7 metri per l'Ambra. Da questa posizione sembra che la spinta ci sia stata e quindi direi decisione giusta da parte degli arbitri. Uno a 16 Ambra, tempo fermato dall'arbitro Anastasio per Pedretti a terra. Si è avvicinato il medico di entrambe le squadre, si sta portando sul campo anche la Croce Rossa con la barella. Sembra non essere una semplice caduta. Numero 6 Pedretti del Bologna United. Non si sono capite benissimo le dinamiche dell'incidente. Sembra essersi rialzato e sembra uscire dal campo con le sue stesse gambe. Si spera forse sia stata... È stata semplicemente una botta un pochino più forte, diciamo. Giocatore che spero e sicuramente rivedremo in campo nel corso della partita. In campo col numero 9 per l'Ambra, Moro, un grandissimo amico di Prato. Bologna difende 5-1 per voler interrompere più possibile gli attacchi dell'Ambra. Ambra che sbaglia, ottima difesa e palla persa del numero 14 del Bologna, Tedesco. Ancora il tiro del 77, ancora in gol il numero 77 per l'Ambra. Stasera trascinatore dell'Ambra. Almeno 6 o 7 gol per il numero 77 dell'Ambra, che porta a più 6 la squadra toscana. Sale Brintazzoli, arriva verso il centro Bonassi che attacca per Gherardi si accinge all'uno contro uno con Pieracci molto
molto forte fisicamente, difende molto bene su Gherardi. Si riprende con un 9 metri dal numero 46. Ci rimettiamo in postazione di fianco alla nostra giornalista, la nostra donna immagine, Veronica Ventura. Lei giocatrice di pallavolo professionista ormai, ma con una grande passione anche per la pallamano. La ringraziamo per la partecipazione, per la presenza qua, un'ottima presenza. Dopo ha detto che saluta anche gli spettatori. Ambra che attacca, Maraldi. Tiro su Gherardi e gol. Niente da fare per il portiere bolognese di Gian Domenico. Bologna in campo con alcuni cambi da parte del coach tedesco. Garau in campo. È entrato anche Montalto. 9 metri Bologna, giusti, attacca Mula per Gherardi sotto, prova un tiro molto difficile e sbaglia, palla in mano Ambra che attaccherà per provare il più 7, il massimo vantaggio della partita per Ambra. Adesso chiediamo alla nostra giornalista, come vedi stasera Bologna? Non lo so, ho detto. Non lo sa? Potrebbe fare meglio, dice. Ottima osservazione, direi. Semplice, ma abbastanza emblematica per descrivere Bologna questa sera. Si può fare di più, si deve fare di più se si vuole vincere questa partita. Gherardi, uno contro uno, fermato, Montalto, salta. 2 minuti per il numero 5 dell'Ambra, di Marcello. Si riprende con 9 metri per Bologna. Giusti, direi, 2 minuti fischiati dall'arbitro Arsene. Lei molto bene questa sera, 7 metri, fischia, 7 metri, fischia Anastasio, 7 metri direi discutibili, però 7 metri Bologna. Garau contro Di Marcello. Garau segna. Stasera bene solo nei rigori per Garau. Speriamo si rifaccia anche dall'ala, dove dovrebbe essere il suo tiro. Si riprende con Ambra in inferiorità numerica. E Bologna che difende 6 contro 5 e deve sfruttare la superiorità numerica anche in difesa. Pieracci attacca, scarico per Maraldi. Maraldi attacca, perde la palla, arbitro fischia a fondo, e se vogliamo fare un commento tecnico probabilmente era angolo perché ha toccato le gambe di un giocatore di Bologna prima che uscisse la palla, ma bene così, palla Bologna che sfrutta la superiorità numerica e segna con Brintazzoli su un ottimo passaggio di Piletti. Si vede Piletti parla col giocatore 77 dell'Ambra. Scherzano, loro sanno che era angolo, però l'arbitro non ha visto, l'arbitro non ha fischiato nulla e quindi continuiamo così. Sono piccole sfumature che a volte si possono sbagliare. 9 metri per Ambra. Ottimo, 1 contro 1 e grandissimo gol da parte di Carmignani, numero 14 Ambra, e di nuovo più 6 Ambra a 16:43 dalla fine.
due minuti al numero 77 del Bologna, giustissimi, ineccepibili. Si riprende con un 9 metri Bologna, e Bologna che deve sfruttare assolutamente 6 contro 4 in attacco con una scalata. Piletti e 7 metri per Bologna. Arbitro che ferma il tempo, a mio parere inutilmente, non ne capisco il motivo. E gol di Garau, terzo gol su rigore per Sebastiano Garau, e che porta il suo Bologna a meno 5. Siamo ormai a metà del secondo tempo, Bologna deve cercare di accelerare i tempi di recupero, quantomeno, e non deve permettere ad Ambra di continuare con il suo ritmo, che in questo momento è sufficiente per vincere la partita e per portarsi a casa questi 3 punti. Piletti difende Carmignani, 9 metri. Ambra che attacca in 5, in inferiorità numerica, ma che proverà sicuramente a fare gol anche in uno in meno. Sette metri per Ambra e 2 minuti al numero 46 Brentazzoli. Non va bene così. Non va bene così. Da una superiorità numerica difensiva non si può subire penetrazioni e non si può subire 2 minuti. Palla in mano a Maraldi, in mano al signor Pieracci, che tirerà per battere il signor Elayek Ayman, portiere Bologna. Pieracci morbido, Pieracci comodo, segna nuovamente il più 6 per Ambra. Bologna in parità numerica ora, entrambe le squadre hanno 6 giocatori in campo. Pieracci difende Beve, il numero 9 del Bologna si lamenta, ma secondo me inutilmente. Sette metri per Bologna, guadagnata dal numero 5 Piletti, e 2 minuti al numero 6 Pieracci, e rigore per Bologna dove Sebastiano Garau si sta preparando a tirare. Scusate, abbiamo avuto problemi tecnici con l'audio e siamo ancora qua a 13:48 dalla fine, con Ambra più 6, 26-20, e con Ambra palla in mano in attacco. Una domanda dalla nostra giornalista Veronica Ventura, chiedici pure, Veronica.
quanto tempo una squadra può tenere la palla. Allora, ti rispondo semplicemente, commento un attimo l'azione. Sbaglia Garau un contropiede, a mio avviso aveva fatto anche aria, da mia annotazione da arbitro. E rispondendo a te, cara Veronica, le squadre devono portarsi in attacco, come vediamo in questo momento, e poi devono costruire un loro attacco e devono, diciamo, dimostrare di voler attaccare sempre. Nel momento in cui vedi che il loro giro palla è lento e svogliato, non è improntato all'attacco, gli arbitri alzano il braccio e l'alzata del braccio indica che tu devi iniziare ad attaccare per forza e devi arrivare a una conclusione in poco. Devi cercare di fare una scalata, un tiro da fuori, però devi andare a concludere, ti obbligano a concludere in fretta. Quindi diciamo che lo si vede in base al ritmo della partita, tipo in questo momento che Ambra ha attaccato, non è riuscito ad arrivare a una conclusione, quindi è passato determinato tempo, dopo un po' devi dire di dover tirare per forza. Ambra sfrutta benissimo questo tiro sul passivo, mettendo due difensori a muro e facendo tirare il suo tiratore migliore in questo momento in campo, Carmignani. Più 7 e massimo vantaggio Ambra, a quasi 10 dal termine. Montalto para Di Marcello, ex compagno di nazionale, grandissimi amici. Para e para ancora su Bonassi. Prova Zaniboni che aveva però commesso aria. 7 metri. Direi più che giusti, fischiati dall'arbitro Andrea Arsene. E quindi Pieracci si sta accendendo sulla linea dei 7 metri per ribattere Pasqualino di Gian Domenico, che para bene. Pieracci prova a sorprenderlo, ma Di Gian Domenico, attento, più attento di lui, para e quindi evita un altro gol di scarto per Bologna. Bologna in attacco che deve concretizzare, ormai mancano 10 minuti, il tempo è ancora tanto, ma non abbastanza forse, e quindi deve per forza segnare. Recupera bene Pieracci, recupera bene Maraldi, fallo commesso dal numero 4, Kevin De Notaris, da dietro. Il giocatore di Bologna ha rischiato i 2 minuti, a mio parere, da arbitro, in quanto su palla recuperata di Maraldi ha interrotto l'inizio della seconda fase veloce per Ambra, e quindi questo dovrebbe essere dal regolamento un fallo sanzionabile con i 2 minuti. Ambra, da Prato, sono vicino a Prato. E qua la Toscana da sempre ai grandi livelli, da sempre nella massima serie. Maraldi che lascia il campo accompagnato dallo staff medico e dal portiere, non si sa bene cosa si sia fatto, speriamo e gli auguriamo che non si sia fatto niente assolutamente e che sia una botta di gioco.
E riprendiamo con Di Marcello, palla in mano che batte dai suoi 9 metri. La ripresa, palla in mano Ambra per provare il più 8. Ambra che sicuramente inizierà ad abbassare il ritmo. Più 7 di vantaggio, abbassare il ritmo è sicuramente una cosa saggia, in quanto sicuramente fa sprecare del tempo. Palla persa da parte di Carmignani. Peccato, scivola De Notaris su un ottimo passaggio di Tani Boni e palla persa Bologna. E altra palla persa da parte di Ambra. Attacca col doppio pivot. L'arbitro vede un fallo da parte della difesa di Ambra, anche perché la palla aveva colpito il piede, si rischiava di avere palla contro e non si augura mai. Dipende. Oggi è una bellissima serata qua a San Lazzaro, siamo in ottima compagnia a vedere il nostro Bologna United. Gherardi attacca su Pieracci, scarica bene per Montalto che tira, ma Di Marcello lo conosce bene e para, seconda fase Ambra e gol ancora del numero 77, ripeto 7-7, che stasera sta facendo la differenza, magari non il giocatore più forte della squadra, magari non il più tecnico, ma che stasera sta facendo la differenza. E che in questo momento a 28-20 da 8:43 dal termine. Time out obbligatorio per mister Tedesco. Il trend in questo momento è che più passa il tempo e più il divario di Ambra verso nei confronti di Bologna aumenta, e quindi a 8:43 dalla fine ci sono ancora piccole, poche speranze, bisogna crederci, ma è dura. Ci aiuterà nei prossimi minuti, ci è venuto qua a raggiungere Racalbuto, Gianmaria, lui giocatore del Bologna da tantissimi anni, non gioca da tantissimi anni, in quanto infortunato da tantissimi anni. Tra mali al lingui, nella schiena e poveretto, quel problema alla testa, non riesce mai a dare un contributo al Bologna United. E gli passiamo la linea e seguirete con lui nei prossimi minuti la telecronaca. L'arbitro non ha fischiato. Bologna voleva cercare di fare la furba, voleva far gol. E ora palla è buona. Gherardi, Mula vuol far salire Brittazzoli, Brittazzoli sale bene, sa farlo bene quello. Gherardi attacca. Giusta decisione. 9 metri Bologna, non ci sono 2 minuti. Arrivano dei fischi da parte della tifoseria, ma da arbitro mi sento di dire che la fischietta è giusta. Mula attacca. Garau stavolta segna con un ottimo gol, e anche Di Marcello ci rimane male perché ha fatto un bel gol Garau. Speriamo si sia sbloccato in questi ultimi 8 minuti, ce ne sarebbe bisogno. Non so con quanta fiducia io gli darei la palla, però sì. Passiamo la linea a Racalbuto, facciamo finire l'azione di Faggi, che è finita in angolo. E passiamo la linea a Racalbuto. Mondo non c'è, è andato via. E il nostro giornalista si vede che doveva fare, aveva, sì, degli impegni. Non c'è solo il telecronista per lei, però va bene così, siamo in tante, contentiamo tutti e passiamo la linea alla Calbuto.
Sì, è una partita molto dura come dai pronostici, ma il Bologna si è un po' abbattuto. Adesso vediamo Gherardi che attacca, la scarica Bonassi che va dentro, tira, sfondo. Bonassi sfondo, l'arbitro fischia sfondo. Sfondo, giusta decisione da parte dell'arbitro, forse passi anche in precedenza di Gherardi, ma buona fischiata dell'arbitro e palla in mano ad Amra. Adesso vediamo l'Ambre che attacca, Faggi, sale il pivot, Faggi, Pieracci, la scalata, l'arbitro fischia rigore, giusto a mio parere, e ci sono i lamenti da parte del pubblico, degli allenatori e di tutti, ma giusto rigore, giusto fallo, giusto. Chiaramonti si appresta a tirare rigore. Sì, sì, se era in area è giusto la fischiata del rigore. Bologna si lamenta, la tifoseria si lamenta, ma bisogna essere lì per vederlo e ci poteva sicuramente stare, sai, prendi uno sfondo da una parte, poi ti fischia un rigore per quasi lo stesso tipo di fallo, però sei in area, uno è sfondo e l'altro è 7 metri. Entra Alajek al posto di Gian Domenico e in attacco Bonassi non prende la palla, un passaggio non molto bello da parte di Gherardi. L'Ambre che attacca, time out a parte dell'Ambre. Sì, effettivamente il passaggio non molto bello di Gherardi. Un brutto passaggio di Gherardi porta a un'altra palla persa per Bologna. Palla in mano ad Ambra, time out chiamato dal mister dell'Ambra, 29-21. Chissà le squadre cosa stanno dicendo, immagino Ambra due appunti da parte dell'allenatore, va benissimo a finire così penso. Bologna provare a far bene, Bologna sicuramente penso proverà a mettere a posto almeno gli ultimi 5 minuti della partita. Ormai anche da giocatore mi viene da dire che Ambra è riuscito a portarsi a casa questa partita. È riuscito a portarsi a casa questa partita. E merita l'Ambra, stasera penso abbia giocato un'ottima partita. La squadra era quasi a completo, non abbiamo visto in campo vedere giocare Djordjevic, quanto pare ancora infortunato. O non al meglio per poter giocare e da rischiare un altro possibile infortunio. Anche perché possiamo dirlo, Ambra stasera non ha avuto bisogno di Djordjevic, si è comportata benissimo. Sicuramente Bologna non ha brillato, poteva fare meglio. Però il pronostico dava Ambra favorita al completo e quindi diciamo che il pronostico è stato rispettato. Bologna non è riuscita nel colpaccio e dobbiamo almeno per il momento concedere il quarto posto all'Ambra, che penso si è ripresa per riprendersi anche il terzo nei confronti dell'Ancona. Mula, buona incursione, passa fra due direi e segna, 29-22. L'Ambra che attacca, fa girare palla, Faggi,
Faggi, Pieracci, fallo di Dino Zaniboni sul terzino, lo ferma bene, 9 metri per l'anno. Fallo da parte di Zaniboni, 9 metri che batte Ambra, attacca, scalata, si riprende dalla destra, passivo, alza l'arbitro, Faggi ancora con la sua arma migliore, il sottomano, segna a Daiman El Hayek per il 30-22, a 3 minuti e 20 dalla fine. Bologna in campo con una squadra più giovane possibile, direi, giusto dare spazio anche ai giovani nei minuti finali per fargli prendere il ritmo gara, per dargli coraggio anche. Tiva, tira Tedesco, un bellissimo gol da parte di Matteo Tedesco nei confronti di Trinci, che rientra nei minuti finali, si è comportato benissimo di Gian Domenico. Trinci a mio parere ha giocato poco, ma ha giocato quello che ha giocato bene lo stesso, ha giocato discretamente la sua partita e ha dato contributo anche lui. Ambra che attacca con i suoi ritmi, può prendersi il tempo che vuole, può permettersi uno sfondo di Faggi, sfondo giustissimo, fischiato, palla Bonassi disturbato dal 7, palla Gherardi che attacca, la passa Bonassi, blocco irregolare del pivot del Bologna, il numero 23, Dino Zaniboni. Fischio forse un po' severo, un po' troppo fiscale, direi. Gli arbitri si sono comportati nella sufficienza, è stata una partita che è andata come doveva andare, non ci sono stati episodi strani. Ambra ha comunque controllato la partita e gli arbitri non hanno influito né nel risultato né nello spettacolo. Nove metri Bologna. Gherardi prova a passare il passaggio al pivot e 2 minuti al numero 73, Faggi per fallo sul pivot proprio, su Brintazzoli, quindi 9 metri Bologna e esclusione di 2 minuti, il giocatore non rientrerà. 50 secondi di gara. Trinci stavolta para. Trinci para. Si è fatto battere una volta, la seconda ha detto aspetta che ci ripenso. Non è sempre domenica, è quanto è sabato. Domani vediamo. Bologna che ancora attacca. Ambra che fino in fondo difende. Giusto non mollare niente, questo è lo spirito migliore per affrontare una partita. Sia che le vinci che perdi. 2 minuti ancora per il numero 23 dell'Ambra, 7 metri Bologna a 14,77. Si prepara la battuta di Notaris Kevin, numero 4, che ha preso le redini dell'ex giocatore del Bologna Miodrag Katic. Giocatori diversi, due livelli diversi, però va bene così. Tira. Chiede scusa sportivamente a Trinci, che anche stavolta era caduta a terra. E finisce qua. 30-24 per Ambra.